Oggi i segnaposti di Capodanno. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi prepareremo insieme dei segnaposto bellissimi per Capodanno. Propiziatori, direi, portafortuna sicuramente. E perché no, anche beneauguranti per le nostre finanze. Prima di passare sul piano da lavoro, però, non finire l'anno senza non esserti iscritto su Arte per te. Quindi clicca su iscriviti e contestualmente clicca sulle campanelle per essere avvisato per ogni uscita di un nuovo video. E ce ne sono davvero tanti, quindi non perderti i futuri video iscrivendoti adesso. Mi raccomando, seguimi anche su Facebook e su Instagram, trovi il link sempre qui sotto per essere sempre in contatto con il mondo di arte per te. E se non ti piacesse solo l'arte, ma anche la cucina e il lifestyle, seguimi anche sui miei altri due canali, Due Cuori e una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a Gabriele, mio marito, e Ombretta, il canale di lifestyle e beauty e chiacchiere in cui vi aspetto a braccia aperte. Adesso basta chiacchierare, sono certa che avete cliccato tutti i pulsantini giusti, quindi spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a preparare i ferri di cavallo portafortuna. Ed ecco l'occorrente per i nostri segnaposto di Capodanno, bellissimi, facilissimi e davvero portafortuna. Ci occorreranno delle monetine di qualunque valore, l'importante è che siano state lavate una per una. Io le ho lavate una per una con il Seedol, come potete vedere da questa piccola clip. Io le ho lavate prima una per una con il Seedol e poi le ho lavate con il detersivo. Dopodiché le ho messe tutte insieme in un pentolino a bollire per una ventina di minuti e quindi le ho asciugate ben bene e adesso sono qua super sterilizzate e super specchiate. Se non volete usare un prodotto chimico come il Seedol, ci sta, fatelo col bicarbonato, quindi pulitele, bagnatele, pulitele tutte ad una con del bicarbonato, poi con del sapone per i piatti, quindi fatele bollire per una ventina di minuti. Dopodiché le vostre monete saranno sterilizzate, asciugatele e potete metterle a tavola senza paura di diffondere chissà quale malattia. Quindi delle monetine ne serviranno circa 20 per ogni segnaposto. Potete farlo anche con quelli da 10 centesimi, quindi 2 euro a commensale. Un nastrino, un pezzettino di cartoncino, un pennarello bordeaux, pistola per colla a caldo con relativa stecca. Iniziamo subito. Innanzitutto creo un fiocchetto arrotolando per 3 volte, 1, 2 e 3, il nastro tra le dita. Quindi taglio l'eccesso. Voilà. Ora tiro via il mio nastrino dalle dita e annodo, faccio un nodo al centro. Ovviamente potete fare anche un fiocchetto base, quindi rimetto dritte, dritte le orecchie del fiocco, perfetto, e taglio le codine in eccesso. Una volta venuto fuori il fiocchetto, allargo le orecchiette del fiocco, 1, tirandole fuori l'una da dentro l'altra, 2. Abbiamo proprio un bel fiocchetto da mettere da parte. Preparo i pezzi, quindi preparo anche il cartoncino che taglierò rettangolare con i due angolini così tagliati solo nella parte bassa e poi qui scriverò il nome del commensale. Adesso passiamo alla parte divertente, costruiamo il nostro segnaposti. Quindi, innanzitutto decidiamo la sua forma. Quindi monete sempre uguali l'una di fronte all'altra. Scegliamo il lato che ci piace di più. Allargo ben bene il ferro di cavallo, in modo che la forma lo ricordi perfettamente. Quindi, con un pizzico di colla a caldo, e non stiamo facendo nessun reato perché la bellezza di questo segnaposto è che è anche un regalo, perché dopo averlo usato possiamo staccare davvero facilmente le monete e riutilizzarle, quindi non stiamo rovinando la moneta, assolutamente no. Un modo per confezionarla in maniera graziosa. Ecco,
Allora, qui il fermarsi, la pesantezza del ferro la decidete voi, a seconda di se vogliate farne un cadeau, quindi un regalo magari per dei vostri nipoti, non so, oppure se desiderate lasciare così il vostro oggettino, semplicemente così, come un oggetto segnaposto che poi dovrà essere vostro e restituito. Io, siccome lo voglio regalare ad Enzino, lo farcisco ancora di qualche monetina che metto qui a congiunzione ulteriore. Ed ecco qua il nostro bellissimo ferro di cavallo. Adesso dobbiamo renderlo un segnaposti, quindi prendiamo un cartoncino. Scriviamo il nome del commensale a cui vogliamo dedicarlo. Io lo dedico sempre allo stesso commensale. Prendo il fiocchetto, lo apro per bene e lo appiccico qui. Prendo il mio cartoncino e lo attacco proprio all'inizio del ferro di cavallo. E voilà, ed ecco i nostri segnaposto bellissimi e portafortuna per la notte di Capodanno. Un modo per avere anche a portata di mano le monetine per le giocate che succederanno alle ore 24. Non so se da voi si usa, ma da noi dopo si gioca insieme magari a baccarà. Quindi, naturalmente con monetine molto piccole, quindi abbiamo già qui la scorta per le nostre monetine e un bel ferro di cavallo che ci accompagnerà per tutto l'anno che verrà. Vi piace? E allora, io lo adoro, mi piace molto l'idea, mi raccomando, pulite bene i soldini, è la cosa fondamentale. Per il resto, viene da sé, è facile facile. E allora, mi raccomando, il ferro di cavallo va appoggiato sempre all'insù, con le corna all'insù, proprio a simulare il gesto scaramantico. Quindi non così, ma così, guardate il verso di dove è scritto il nome io per ricordarvelo. Bene, spero che questo video porti tanta fortuna per un 2022 ricco di ogni cosa, soprattutto di serenità e salute, ma anche qualche soldino in tasca, perché no? Io vi lascio alle foto e ci vediamo subito dopo. Fatti di monetine, io li trovo adorabili, avrei preferito farli con le monetine da 10 centesimi, cioè piccolini e tutti con le monetine da 10 centesimi, però è stato difficilissimo trovarli e quindi niente, mi sono accontentata di ciò che avevo nel borsellino e così, rovistando nel borsellino di tutti i miei familiari, sono riuscita a racimolare quel quid che mi serviva per creare un ferro di cavallo. E sono veramente veramente fini. Ora vi auguro il più fortunato degli anni, è stato bello trascorrere questo anno, anche questo anno insieme a voi, approvinquiamoci a trascorrerne un altro fatto di sorrisi, felicità, salute, ricchezza, benessere, ma soprattutto serenità, che è la cosa più importante. Non sono ancora riuscita a fare dei segnaposti con la serenità. Devo spremermi un po' meglio le meningi, devo riuscire a trovarla da qualche parte e a confezionarla creativamente per voi. Io spero in realtà che i miei video ogni anno vi diano un pochino di serenità, vi facciano staccare dal quotidiano e vi buttino in una dimensione creativa che rassereni l'anima e il cuore. Detto ciò, vi mando i miei più cari auguri, siate felici, siate contenti, festeggiate, brindate anche alla nostra salute. Pensate anche a noi che da questa parte siamo lì ad entrare nelle vostre case.
Penserò a chi sta bene, a chi bene non sta, a chi non ha tutto e a chi tutto ha, a chi ha tutto ma non sa di averlo, penserò ad ogni mio fratello. Quindi auguri a tutti per un 2022 strepitoso, Arte per te vi aspetta anche in quest'anno con il sorriso sulle labbra e il fermento tra le dita, in modo da creare tantissime cose belle per voi. Da Ombretta, da Arte per te è tutto, buon anno ragazzi e che questo video vi porti una gran fortuna. Ciao, lasciate un pollice in su e una condivisione. Ciao ciao!